Questo è un evento che alla sua 22ª edizione, un evento che si arricchisce ogni anno di più di spunti e di iniziative. Viperbanca è sempre molto disponibile ad essere al fianco di eventi come questi che abbracciano la cultura in tutte le sue espressioni. La nostra ambizione, Presidente, è che questo premio diventi veramente un punto di riferimento per il nostro territorio, ma che abbia un respiro di gran lunga internazionale e cresca sulle vie, diciamo, ordinarie della comunicazione, ma intervenga anche nel mondo dei social, dove si capta l'attenzione dei giovani. Quest'anno sono veramente contento di poter dire che gli spunti che sono venuti fuori e realizzati con la solidarietà nel carcere, che io sarò presente quel giorno, nelle scuole, nei nostri ambiti, nel mondo accademico, nel mondo delle istituzioni. Credo che tutto questo lavoro possa essere solo produttivo di benessere. Un'edizione specialissima sia per l'ospite d'onore, Alfonso Breznev, che è un poeta spagnolo d'avanguardia. Io mi permetto di dire che in questo momento è il nome più importante della poesia spagnola. E poi l'edizione Nel carcere, che torna dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia e ad altre problematiche della struttura di detenzione. Lì nel carcere non si fa solo pena, ma si fa anche riabilitazione. Noi entriamo in questa parte del percorso carcerario attraverso un rapporto con i detenuti che si cimentano sulla poesia e incontrano l'ospite d'onore. Ma è importante anche una novità di lavoro con l'Università degli Studi che dedica una borsa di studio all'Eudomia Bonanni. Poi c'è la giuria degli studenti, c'è il bando per gli studenti delle scuole superiori della provincia. Insomma, è la poesia che diventa obiettivo di confronto culturale, ma anche spazio di promozione sociale. Quest'anno il Consiglio regionale è tornato con piena autorevolezza all'interno del premio, lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto. Lo facciamo perché? Perché crediamo che le istituzioni, in particolare il Consiglio regionale d'Abruzzo, che è la casa di tutti gli abruzzesi, deve farsi promotore della diffusione della cultura e della cultura in generale. Tra l'altro, il nostro capoluogo di regione, la città dell'Aquila, ha una vocazione naturale per parlare di arte e di cultura, e attraverso questo che cosa facciamo parlare attraverso questo premio? Le emozioni, perché ogni poesia è quello che ci lascia a noi dentro, quello che a noi ci trasmette, e quindi attraverso l'azione attiva delle istituzioni che non fanno solo leggi o opere pubbliche, noi vogliamo anche cementare una comunità diversa fondata su questi pilastri. La cultura è sicuramente uno di questi, quindi per noi è un motivo di orgoglio, di vanto essere rientrati a pieno titolo nell'organizzazione di questo premio e proseguiremo anche con il futuro rintrecciando ulteriori tipi di rapporti. Così ne parlavamo con la presidentessa del Comitato Scientifico, con l'onorevole Stefania Pezzopane.